ringrazio, ringrazio insieme a tutto il Comitato del Centro Storico questo percorso che abbiamo fatto assieme e assieme anche ai commissari, che voglio ringraziare per la Commissione Sassolini. Io voglio rivolgere le parole di congratulazione a Davide Malestra, cui secondo me dovremmo riconoscere la nostra attitudine con un bel applauso iniziale. Comunale ha deciso e ha scelto il premiato 2017.
questa rimane sulla porta così e invece viene alleggiata da questo foglio. Premio San Segomir d'Argento 2017 conferito ad Albino Valle, nato a Cervignano del Fuglio il 15 novembre del 1928 da genitori ventimigliesi temporaneamente trasferiti per il lavoro del padre, dipendente delle ferrovie dello Stato. Nel 1930 la famiglia torna a Ventimiglia dove risiede in via Vieri, sino a tutto 1945. Studia alle scuole elementari di Ventimiglia Alta e poi all'Istituto Tecnico Salesiano di Valle Capo. Nel 1946 si trasferisce nella frazione di Torre, paese d'origine dei genitori, e qui gestisce prima con la madre e poi anche con la moglie il locale panificio alimentare. Durante il suo mandato di amministratore e commendatore balestra riuscì a costruire importanti rapporti transfrontalieri con le vicine amministrazioni francesi, in particolare della Valle Roia con l'allora sindaco di Tenda, onorevole José Baldarella, ma soprattutto della città di Mentone con il sindaco di allora, onorevole Francis Palmerò. Tutto questo all'insegna di uno spirito di collaborazione molto stretto e importante, data la numerosa presenza di ventimigliesi, lavoratori transfrontalieri in Francia e nel Principato di Monaco. A tale scopo è fondamentale ricordare la firma del protocollo di intenti per una maggiore cooperazione transfrontaliera sottoscritto dalle autorità locali francesi e italiane con capofila il sindaco Palestra e l'onorevole Jean-Claude Guibal per Mentone. Se si pensa all'anno della firma del protocollo 1991 si comprende quanto fosse importante sia dal punto di vista locale che in un contesto più ampio come esempio di collaborazione tra comunità di frontiere in ambito europeo. Il legame tra Ventimiglia e Albino Balestra nasce però ben prima dei suoi anni da amministratore della stessa città. Infatti, negli anni della lotta partigiana, decise di dare il proprio contributo alla guerra di liberazione, nonostante la giovanissima età, come ha detto il sindaco, il 25 aprile 1945, ripeto, aveva 16 anni. Nella sua lunga attività politica e sociale occupa per decenni le cariche più prestigiose, riuscendo a guadagnarsi la fiducia dei sostenitori, sempre attento alla salvaguardia della persona e al miglioramento della città. A distanza di tempo, le sue diverse amministrazioni sono ancora esempio di realizzazione strutturale per l'espansione dei servizi in città e nelle frazioni, di opere pubbliche essenziali e per gli accordi di frontalierato che ancora oggi danno luogo. Incarichi ricoperti nell'ambito di attività politica e sociale. Dal 1960 al 1993 è ininterrottamente in Consiglio Comunale, adesso sarò così veloce. Assessore alla Polizia Urbana, sindaco dal 17-10-63 al 66, presidente dell'azienda autonoma Soggiorno Turismo, di nuovamente sindaco dal 70 al 75, assessore ai lavori pubblici, presidente dell'ASO numero 1 ventimigliese dall'80 all'89, di nuovo sindaco dall'88 al 93, presidente del Tennis Club, presidente della FIVL, Federazione Italiana di Volontari Libertà, presidente della Croce Rossa di Ventimiglia nel biennio 2005-2006. Ha svolto attività lavorativa in qualità di imprenditore e amministratore unico della Calcestruzzi Valdoria. È stato insignito dell'onorificenza di Cavaliere del Lavoro e Commendatore della Repubblica Italiana. È stato anche insignito dell'onorificenza di Chevalier dell'Ordre National des Mérites della Repubblica Francese nel 2006. Pertanto, la città di Ventimiglia, rappresentata dalla Commissione Comunale e dal Comitato Pro Centro Storico, lo nomina personaggio ventimigliese dell'anno e gli conferisce il premio San Segondin d'Argento dalla Sala Polivalente di San Francesco il giorno 26 agosto 2017, ricorrenza di San Secondo Martire, patrono della città.
signor Vescovo. Amici concittadini, grazie. Grazie a tutti voi per avermi dedicato questa giornata. Una giornata meravigliosa del ricordo della nostra città di Ventimiglia. Ricordo il 1992, il giorno della istituzione di questo premio, e è stato un anno particolarmente difficile. Allora, il signor sindaco, le cose erano difficili, soprattutto per quanto riguardava l'andamento amministrativo della città. Nel 1992 nasce San Secondin d'Argento con l'assegnazione dal primo premio al dottor Francesco Chiamonti. Francesco Chiamonti, Francesco, lo chiamavamo noi così confidenzialmente, era stato mio compagno di scuola per alcuni anni all'Istituto Tecnico Salesiano di Valle Crocchia. E quell'anno appunto gli fu conferito per prima volta nel premio della San Secondin d'Argento. Come dicevo, erano anni difficili anche allora. E l'amministrazione comunale chiese la partecipazione e l'aiuto delle aziende cittadine per poter confezionare e istituire questo premio. Ricordo che il premio del 92, il modellino del premio del 92, fu confezionato, fatto confezionare e offerto dalla Calcestruzzi della Marroia. Oggi, a 25 anni di distanza, questo premio ritorna alla Calcestruzzi della Marroia. Grazie a tutti voi. Grazie.